Intanto, quando due pugili sul ring arrivano all'ultimo round, c'è un vincitore perché è la pallacanestro ed è bello così, ma c'è uno sconfitto a cui vanno prima di tutto tutti i grandi onori delle armi, e in questo caso Scafati, a cui faccio i miei personali complimenti. Rinnovo ancora una volta prima di tutto i complimenti allo staff dirigenziale della Givova, che anche in questi due giorni non ci ha fatto mancare niente e ci ha trattato con i guanti. Faccio anche i miei personali complimenti all'ambiente che si è respirato qui al Palamangano, e nel vedere la dichiarazione della curva ho detto ai ragazzi prima di entrare che sembrava fatta apposta per me, nel senso che convolerò a nozze il 29 giugno, quindi mi sembrava, ho detto bah, e quindi ci siamo fatti una risata prima della palla 2. Avevo espresso qualche perplessità dopo le prime due gare, ma queste non erano assolutamente rivolte a un pubblico competente, abituato alla pallacanestro di alto livello da 20 anni come quello di Scafati, quindi complimenti anche a questo ambiente, al clima di questa gara 5, insomma, per parte scafatese. E prima di addentrarmi nel commento tecnico tattico, complimenti e un abbraccio infinito ai nostri tifosi. Venire qui in settimana e sapere di avere un pullman e più macchine al nostro seguito, quindi una 70ina di persone, è stato veramente come avere il sesto uomo in campo. Li abbiamo sentiti per 40 minuti e insomma, ancora di più oggi mi ergo a loro condottiero e a loro numero uno, perché io sono il primo tifoso, prima che essere l'allenatore del Club Basket Ferrara. Venendo alla partita, abbiamo stravolto il trend della serie, non solo per quanto riguarda il fattore campo, ma perché finora chi aveva vinto la lotta a rimbalzo aveva vinto i primi 4 episodi di questa battaglia. Oggi Scafati ha vinto 44-37 la lotta a rimbalzo, ma abbiamo vinto noi la partita. Questo per un primo quarto obiettivamente splendido, il migliore della stagione, seppur con qualche sbavatura a livello difensivo. Abbiamo fatto sempre canestro sostanzialmente nel primo quarto e siamo riusciti poi a mantenere questo vantaggio. Sapevamo che Scafati avrebbe dato 2-3 spallate di fisicità, di intensità prima e di talento con Santi Angeli sostanzialmente e Lorenz poi, e a tutte queste 3 spallate siamo riusciti a resistere aggrappandoci ai nostri capisaldi: una palla in punta Mike, una palla in post basso Eric, un pick and roll Moreno Fantoni, insomma tutto quello su cui abbiamo costruito il nostro cammino, e sapevamo di, nei momenti di caos tra virgolette emotivo e pathos, di doverci affidare alla semplicità, e questo era il must con cui siamo venuti qua: tenere le cose semplici, giocare facile nei momenti di ritorno emotivo del Palamangano e della Givova. Ci siamo riusciti. Dopodiché sappiamo di avere singoli di alto livello, ma mai come oggi ha vinto il nostro collettivo. Insomma, Eric e Mike sono stati decisivi, il capitano ha fatto tante piccole cose, anche se ci aspettiamo da lui un passo in avanti, a cominciare da gara 1 a Treviso. Insomma, Moreno, Panni importantissimo, Molinaro, nonostante il suo record mondiale di falli per secondo, credo anche lui ha dato il suo contributo di energia. Tutti, nessuno escluso, Fantoni, ho dimenticato, e Donadori. Fantoni poi, come sapete, da ex ci si tiene sempre di più. È un sogno personale, questo pomeriggio in albergo mi sono giocato almeno 6-7 partite, e finivano tutte nella migliore delle ipotesi punto a punto i possessi, allora ero lì che pensavo a una rimessa, a un tiro speciale, a una situazione, a chi dai la palla, a cosa facciamo dietro, insomma. Siamo stati bravi a non arrivare allo sprint finale, dove sapevamo che la Givova aveva avuto nelle prime 2 uscite qualcosa in più. Oggi mi sento di dire che è una vittoria completamente meritata, e per questo faccio un applauso grande come tutto il mondo e come tutto il sogno che stiamo vivendo ai miei giocatori, e chiudo ancora con un applauso enorme ai nostri tifosi. C'era anche l'amministrazione comunale di Ferrara, c'erano degli appassionati, insomma c'era tutta la società, quindi è stato bello vivere un momento di comunione anche in cui tutti ci siamo stretti attorno a questa pallacanestro Ferrara che scricchiola ogni anno, ma che vogliamo insomma fare in modo che vada avanti, e che vada avanti con questo entusiasmo.
Ti chiederò le tue sensazioni personali in questo momento. Ma le mie sensazioni personali, insomma, venendo qua erano: ma quando cacchio mi ricapita di giocare una gara 5 di playoff, e adesso, ma quando cacchio mi ricapita di andare a Treviso a giocare una serie playoff? Quindi sono sensazioni di grande soddisfazione, ma di assolutamente poco appagamento, perché insomma ho sofferto tanto per fare questo lavoro, ho fatto tante rinunce. Mi è sempre stato detto quello che dovevo fare, insomma, invece ho imparato proprio ascoltando tutti, insomma, i soloni che ho trovato nella mia carriera, probabilmente quello che non dovevo fare, insomma, ecco. E quindi, insomma, sono sempre arrivato di rincorsa, sono sempre arrivato, insomma, dalla porta secondaria, non ho giocato ad alti livelli a basket, non ho parenti nel mondo della pallacanestro, non ho dirigenti che da ex giocatore mi abbiano potuto inserire. E bene o male sono i tre modi in cui si arriva, insomma, a fare questo lavoro, e sono fiero di esserci arrivato col sudore, col sacrificio, con l'umiltà, e mi sento tuttora dentro un percorso di crescita, perché ogni fine partita, ogni fine allenamento mi annoto sul mio quaderno con carta e penna, quelle due o tre cose che posso fare meglio, che devo fare meglio, e insomma anche oggi sarà così. Però sono fiero di me stesso oggi e di aver guidato questo gruppo di ragazzi straordinario a questa impresa. E insomma, non vogliamo svegliarci da questo sogno ad occhi apertissimi. Ti ho dato anche il titolo, insomma. Questo è un sogno ad occhi apertissimi per noi, e li spalanchiamo sul palaverde e sull'onore di andare a Treviso a giocarci tutto. Sì, per venire qui e vincere bisognava fare una gara perfetta, dominando, e ce ne siamo resi conto dopo gara 4, dopo che perdendo le prime due gare qua per un paio di episodi e vincendo largamente in casa, ci siamo resi conto che giocando la nostra pallacanestro, scafati con tutto il bene che le posso volere, io non ci potevo stare dietro, ecco. Quindi siamo venuti qua sereni, senza pensieri, senza fisime, scimmie sulla schiena, sapendo che avremmo vinto questa partita, e credo che si sia visto dalla palla a due. Quindi io sono strafelice perché ho una squadra di compagni, di uomini veri, che attraversano difficoltà da agosto e nonostante tutto siamo persone mature e lo si vede da qui. Quindi tutto questo va a chi c'è stato dietro, a chi ci ha voluto bene, chi non ci ha mai detto pè, e che nonostante le sconfitte di inizio anno e la squadra andava un po' claudicante, ci hanno preso sotto braccio e ci hanno sorretto fino a ora. E l'abbiamo visto. I nostri tifosi si sono fatti 12 ore di pullman e questo risultato va soprattutto a loro e anche a quelli che sono stati sul divano, che se la sono vista dal divano. Quindi la squadra è contentissima, strafelice. Adesso andiamo a Treviso con l'infradito, nel senso che andiamo con meno pensieri ancora, proprio per questo siamo ancora più pericolosi. Tommaso, nei playoff spesso vince la squadra che ha i numeri più belli, ma anche i grandi giocatori. L'hanno deciso loro, per tre, Raul, Moreno, nel momento decisivo, Crash. Avete deciso voi la partita, più delle tattiche, degli schemi, penso che lì si è deciso il match. Sì, ogni serie, ogni partita ha i suoi punti deboli e i suoi punti di forza. Noi studiando Scafati abbiamo visto che giocando in questa maniera potevamo farli male. Questo studio è arrivato dopo le prime due gare qua a Scafati e credo che vada molto anche allo staff tecnico che non ha mai mollato e ha sempre guardato il pelo nell'uovo per migliorare ogni piccola cosa dentro ogni partita, dentro ogni azione. Quindi anche questo è il risultato dello staff tecnico che ha portato, come hai detto te, Hall, Rush, Moreno stasera, Cortese l'altra sera, chi altro, insomma, ogni partita ha il suo protagonista, ma ogni protagonista poi si mette in maniera positiva nei confronti della squadra, non è accentratore o okay, che, nel senso tutti lavorano per lui, lui lavora per tutti gli altri, quindi la nostra forza è quella. E stasera si è visto. Ma innanzitutto fare complimenti a Ferrara, perché
ha meritato, ha dimostrato sul campo di meritare il passaggio di turno, perché ha giocato sicuramente meglio di noi, perché era una condizione fisica sicuramente meglio di noi, ma perché l'ha giocata anche dal punto di vista tecnico meglio di noi, con percentuali al tiro, altissime, e con i propri giocatori importanti che nei momenti cruciali delle partite, in tutte le cinque partite, hanno fatto canestro, creando dal palleggio, ma hanno fatto canestro, e quindi noi dobbiamo analizzare sia la partita, sia la serie, sia quello fatto in stagione regolare, dove sicuramente abbiamo prodotto tanto e fatto tantissimo. Poteva essere stasera il passaggio di turno un'annata sensazionale, quella di affrontare i quarti. Ci abbiamo messo di tutto in quest'ultima partita per cercare di ribaltare, però Ferrara, ripeto, con i suoi stranieri nei momenti cruciali ci ha ricacciato sempre indietro, non appena noi ci avvicinavamo a 4 punti, 5 punti, Hall e Rush inventavano giocate individuali creando dal palleggio, mettendoci sempre in grande difficoltà e allungando sempre nel punteggio. Questi sono i play-off. Ferrara ha dimostrato di averne di più di noi, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico. Noi sicuramente nella stagione regolare non abbiamo nulla da rimproverarci, se no la mala sorte nelle ultime due partite, perché probabilmente con Lorenz e Spinzeghini a Treviglio sarebbe stato differente, e con Casale in casa sarebbe stato differente, l'accoppiamento magari sarebbe stato con Iesi, ma voglio dire, soprattutto con Spinzeghini e Lorenz in buone condizioni fisiche, hanno giocato non in perfette condizioni fisiche, specialmente Spinzeghini, perché non riusciva a spingere completamente, però era l'unico che ci dava timing sui giochi, quindi lo abbiamo tenuto in campo appunto per questo. E poi anche Sherrod, dopo l'infortunio e dopo i due mesi di stop, sta faticando a trovare quella condizione che aveva prima dell'infortunio, e essere quel giocatore dirompente e fondamentale che era prima dell'infortunio. Abbiamo pagato tante piccole cose, però merito va anche agli avversari, e quindi diciamo anche merito di Ferrara per aver vinto la serie, aver passato il turno. Coach, questa sconfitta è un incidente di percorso, perché sapremo che è un percorso a più lungo termine, o è un qualcosa di diverso, cioè, per inizi a scappare di continuare insieme? Io sono in scadenza di contratto, poi come sempre facciamo, parleremo con il presidente, poi se i programmi coincidono, se lui ha interesse a continuare, e dalla mia parte c'è interesse anche a continuare, bene, se no dopo 3 anni è anche vero che riprendere un quarto anno non è cosa semplice, si devono valutare tante cose. Sicuramente questo era un anno intermedio dove il nostro obiettivo era l'ingresso ai play-off, anche se ci tenevamo a passare quantomeno il primo turno di play-off. Per cui la fase regolare è stata assolutamente positiva. La vittoria di stasera ci avrebbe consentito di chiudere un anno, secondo me, sensazionale, mentre così un po' resta il rammarico, anche se il lavoro fatto in fase regolare è di primissimo livello. Poi per quanto riguarda le problematiche contrattuali, come facciamo sempre con Longobardi, ne parliamo ad divisum e sceglieremo la soluzione più adatta da ambedue le parti. Coach, il fatto che abbiano superato il turno quasi tutte le squadre dell'est, o meglio del girone est, qualcosa significa? 7 squadre su 8 sono tutte del girone est, significa che il livello competitivo e di presenza di giocatori importanti nell'altro girone è sicuramente un dato che va considerato. Detto questo, non significa trovare alibi, anzi siamo molto arrabbiati, perché credevamo di poter passare il turno con Ferrara, però se ben ricordate anche dopo gara 2, va a dire, mi auguro che la salute
di un paio di giocatori miei migliori per poter continuare ad essere a giocare come abbiamo fatto durante tutto l'anno. Questa squadra nell'ultimo periodo non ha giocato perché principalmente di base l'assenza di un metronomo come Spizzichini si è fatta sentire, le non perfette condizioni fisiche dei due stranieri si sono fatte sentire. Gli italiani a colore alternato hanno messo tanto in campo, però non è bastato. Tornando al discorso dell'altro girone, sicuramente se Fortitudo, Trieste, Treviso, Udine hanno roster lunghissimi, hanno passato facilmente il turno, questo la dice lunga sulla differenza dei due gironi. Casale, secondo me, ha preso quella che volevamo un po' incontrare tutte, perché è una squadra corta in termini di rotazione, Iesi. Se poi pensiamo che è rimasta fuori Ravenna da quel lato, che è un'altra squadra che è arrivata in Coppa Italia alle semifinali, la dice lunga sulla forza dell'altro girone. Pur non di meno, noi, soprattutto in fase regolare, non avevamo per nulla demeritato sulla regolarità, sul giocare partita per partita, settimana per settimana. Probabilmente gli incontri ravvicinati ci hanno fatto venire fuori tutte le problematiche di questo periodo fisico che avevamo, e un po' anche in termini di esperienza in campo ci è mancata nei momenti cruciali.